la mia preferita degli Oasis, Don't Look Back in Anger, a Radiolinea numero 1. Quando diamo il nostro ben ritrovato al teologo e biblista preferito nostro, frate Alberto Maggi. Mi viene sempre a dire padre, invece è frate Alberto Maggi, ben ritrovato con noi. Oggi abbiamo un Vangelo. Oggi abbiamo un Vangelo molto bello. Bellissimo. Come sempre, d'altronde, di che cosa ci racconta il battesimo di Gesù? Sì, è il capitolo 3 di Luca, c'è grande attesa del Messia. Il Messia era questo uomo inviato da Dio, che con la forza di Dio sarebbe venuto a fare la grande divisione, a separare i puri dagli impuri, i giusti dai peccatori e inaugurare il regno di Dio. Uh-huh. E la gente crede di aver individuato in Giovanni la sua figura e soprattutto il linguaggio. Aveva un linguaggio, Giovanni, che metteva paura. È un Dio che mette paura. Alla gente piace, è quello che vuole. Dice: ogni albero che non porta frutto, zac, lo taglio e lo butto nel fuoco. Era un po' fissato col fuoco Giovanni Battista. Sono venuto a dividere la pula dal grano, e il grano nel granaio e la pula nel fuoco. Il fuoco è immagine di giustizia. E allora lui annuncia, perché la gente l'ha scambiato per il Messia, dice: no, non sono io. E io vi ho battezzato con acqua, cioè vi ho aiutato a fare un cambio di vita, ma quello che vi dà la forza è colui che è più forte di me, e colui vi battezza nello Spirito Santo, cioè questa forza divina che accolta separa dal male, ma aggiunge Spirito Santo e fuoco. Spirito Santo, vita per chi lo accoglie, fuoco, segno di castigo per chi lo rifiuta. Ebbene, Gesù, quando verrà, smentirà in maniera assoluta questa aspettativa di un castigo. Il Dio che Gesù presenta in questo Vangelo non è un Dio buono, un Dio esclusivamente buono. Tant'è vero che il povero Giovanni Battista, che sarà a sua volta racchiuso in un carcere, va in crisi profonda e manda Gesù due discepoli con un ultimatum che ha tutto il sapore di una scomunica: sei tu quello che doveva venire o non dobbiamo aspettare un altro? Ma come, io ho presentato uno che castiga i peccatori, mi dicono che tu ci vai a cena? E Gesù ha preso polemicamente le distanze e dice: no, se un albero non porta frutto io non lo taglio, lo zappetto tutto attorno, gli do aria, 1, 2, 3 anni. Dio, il Padre di Gesù, non vi castiga, ma ama le persone. Quindi questa è la novità con la quale si apre questo Vangelo. E poi c'è l'immagine molto bella del battesimo di Gesù. Ma perché Gesù si è andato a far battezzare? Il battesimo era stato proclamato come segno di conversione per il perdono dei peccati. Allora, se Gesù va a farsi battezzare, anche lui c'ha dei peccati da farsi perdonare? E se non ce l'ha, cos'è? Ha fatto finta? Esatto. Come uno che ha il motorino ma fa finta di pedalare, per dare l'esempio. Perché il battesimo è un segno di morte al proprio passato. Ti immergi completamente nell'acqua e muore quello che eri ed esce una persona nuova. Il battesimo nello spirito, che non è l'immersione in un liquido esterno, ma essere impregnati della vita divina, è diverso. Allora Gesù, per il battesimo, qual è il significato? È sempre un segno di morte, ma non al passato, ma di accettazione di morte nel futuro, pur di essere fedele all'amore di Dio che lui ha conosciuto e manifestarlo. Ma perché questo? Non che Gesù avesse la fissa di morire, Gesù non è che cercava di morire, ma sapeva che era inevitabile, perché per dimostrare che l'amore è più importante della legge avrebbe dovuto trasgredire delle leggi per le quali era prevista la pena di morte. Nel momento che Gesù fa questa scelta, quindi il dono totale della vita da parte del Padre, c'è il dono totale dello Spirito che scende su di lui. Perché come una colomba? Ecco. Era conosciuto l'immagine tradizionale, amor di colomba al suo nido. La colomba è un animale, io anni fa feci l'esperienza qui a Montefano, che si affeziona al suo nido originario. Dopo tu glielo puoi cambiare, farlo più bello, più grande, non c'è niente da fare. È un animale cocciuto, torna sempre al suo nido originario. Allora il fatto che lo Spirito scenda come una colomba significa che Gesù, questo uomo pienamente libero e pieno d'amore, è il nido dello Spirito. Lo Spirito scende dove c'è il nido, ma non dove ci sono le gabbie. Quindi se accogliamo Gesù, lo Spirito può scendere anche su di noi, perché diventiamo la sua casa. Lo Spirito scende su tutti coloro che con Gesù e come Gesù si impegnano a manifestare l'amore del Padre, che è un amore incondizionato, non l'amore della religione, quello che ha concesso a chi se lo merita, ma l'amore della fede che va dato a chi ne ha bisogno. Questa è la buona notizia di Gesù.
Grazie, grazie mille al nostro teologo e biblista preferito, frate Alberto Maggi, ma so che c'è un libro in uscita, un grande tomo in uscita. Ma che coincidenza, oggi ho terminato il libro e guarda un po', è l'anniversario del battesimo di Bernardetta. Il mio libro è su Bernardetta e subirò una visione completamente nuova, non perché gli altri non l'avessero vista, ma hanno cercato più la santità di Bernardette, io invece ho cercato l'umanità, e viene una persona straordinaria, tutta da scoprire. Non vediamo l'ora di leggere il nuovo libro, nel frattempo facciamo un ripassino degli altri di frate Alberto Maggi, che vi invito a seguire anche sui suoi social, sul suo canale YouTube, lui è iper social. Grazie mille al nostro biblista. Radio Linea numero 1.